Arrivato il nuovo calendario Parole di Vita 2023. Ordina la tua copia gratuita, oppure è disponibile nei formati da 50 pezzi a 57 euro, oppure da 100 pezzi a 115 euro. Spedizione gratuita ordina adesso chiamando al numero più 39 0975 372 210 oppure scrivici su WhatsApp. Scrivici via email a infochiocciolaparoledivita.org oppure online sul sito www.paroledivita.org slash store. Ah, dimenticavo, se desideri evangelizzare ma non puoi distribuirli, in fase di ordine fai richiesta di distribuzione, lo faremo noi per te. Dio ti benedica. Pace a te e buongiorno. Siamo insieme anche oggi, vogliamo ringraziare Dio sempre, sempre, sempre. Come è udito, se non hai il calendario per il 2023, ordinalo subito, te lo mandiamo gratuito. Anzi, non te ne mandiamo uno, ma te ne mandiamo due. Così puoi regalarne uno a qualche tuo amico. Poi se hai qualche amico in giro per l'Italia che gli vuoi far giungere i due calendari, Mandaci l'indirizzo e noi glielo mandiamo gratuitamente per conto tuo. Tutto chiaro? Ebbene, se poi hai desiderio di mandarli per qualche missione, ci chiami, li ordini e noi li mandiamo alle missioni che abbiamo per le carceri o per Cristo e la risposta. Bene, ora abbiamo terminato. Se per caso non hai preso il numero dove ordinare, lo spot passa subito dopo che abbiamo chiuso, così puoi prendere il numero di telefono per ordinare. Ordinalo gratuitamente, te lo mandiamo a casa o a casa di qualche tuo amico. È tempo di seminare, approfittiamone. Ebbene, ora abbiamo chiuso questa partita. Andiamo avanti con un bel canto che è il numero 766 cantiamolo insieme e così cominciamo a lodare e glorificare Dio, apriamo sì. i nostri cuori a Dio perché è molto importante, cantiamolo insieme. Bene ha un grande significato questo canto. Normalmente per avvicinarsi a Dio bisognava offrire un sacrificio, un bue, un vitello, dipendeva dal, dal sacrificio che bisognava portare per i peccati, per avere comunione con Dio. E questo si ripeteva durante il percorso della vita tante volte il minimo bisognava farlo una due volte all'anno perché c'erano dei momenti dove veniva fatto per tutto il popolo molto bello questo esempio questo che ha fatto Gesù Abramo profeticamente disse al figlio che Dio se lo avrebbe provveduto ma non solo quello per risparmiare suo figlio Isacco ma lo avrebbe provveduto per tutti noi. Ora quando si parla di sangue si parla di vita, che Cristo ha dato la vita per noi ed è il sacrificio che Dio si è provveduto. Infatti è nato come uomo, ha consacrato la sua vita senza peccare fino a 33 anni. E dopo ha offerto se stesso come sacrificio per te e per me. Ora noi adesso quando andiamo al Signore andiamo con le mani in mano, non dobbiamo portare vitelli, piccioni o andare per il peccato o per avere comunione con Dio. Anzi, Dio ha distrutto proprio nel momento che Cristo ha dato se stesso. Non ha dato più la possibilità agli uomini, agli esseri umani, di poter usare il vecchio sistema per entrare nella presenza di Dio con il sangue nel luogo santissimo. Cristo non ha appena dato la sua vita per noi. Dio ha squarciato la cortina del Tempio per dire ora potete entrare permesso del sacrificio che io ho provveduto per voi, perché Cristo si è dato come sacrificio per noi. La scrittura dice, senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, non c'è perdono, ma perché Cristo ha pagato il prezzo per il nostro peccato, la nostra fede in quello che ha fatto per noi riceviamo la salvezza. Perciò è importante non solo operare bene, fare il meglio che possiamo, ma non possiamo mai essere salvati perché il prezzo della salvezza non si può comprare con le nostre opere, è troppa la spesa. Infatti, il Signore, visto che non potevamo pagare, ci ha bonificato tutto, ha provveduto il suo figlio, lo ha cresciuto, gli ha dato un corpo per vivere come noi e per poi morire per noi, e noi siamo perdonati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Ogni volta durante le 24 ore e più, tu ed io. Andiamo a Dio, andiamo con le mani senza niente in mano, perché il sacrificio già è stato fatto, lo ha fatto Dio stesso, mandando il suo figlio, lo ha fatto il figlio perché ha dato la sua vita per me e per te. Per quel sangue noi possiamo entrare nella presenza di Dio. Adesso, mentre siamo insieme, con la predisposizione del nostro cuore, possiamo solo ringraziarlo. Non dobbiamo andare a Dio solo per chiedere con il bigliettino della spesa quello che ci serve. Dobbiamo andare a Dio con il desiderio di ringraziarlo, perché non possiamo offrire qualcosa che compensi questo se non il nostro ringraziamento, la nostra dedicazione a Lui. Come dire, tu hai dato la tua vita per me, per darmi la vita eterna e avere comunione con Dio. Signore, come posso compensare? Diamo la nostra vita a Lui, per servirlo. Ma non è che con questo paghiamo. No, questo è che non possiamo fare di più. È il massimo che noi possiamo fare: dargli il nostro cuore e dedicarci con tutto il cuore. Mentre nell'Antico Patto, quando facevano questo, offrivano la decima pure al Signore. Nel nuovo patto, non è più la decima. Nel nuovo patto, noi siamo completamente del Signore perché ci siamo dati come volontari per dire ho compreso quando hai fatto per me io questo piccolo spazio di vita che tu mi hai dato lo voglio usare per la tua gloria aiutami a dire cosa posso fare e io lo faccio volentieri è come se la vita che ci ha dato noi, oltre a viverla bene perché non ci fa mancare nulla, la spendiamo per piacere a lui. Diciamo che come un fabbricante di una candela che la usa per metterla a tavola quando mangia. Quella candela si consuma per fare luce a chi l'ha costruita. Beh, è un onore per quella candela, perché non può com compensare diversamente. In sé la candela non ha luce, ma colui che l'accende mette la luce, la candela si consuma perché possa beneficiarne chi l'ha fatta. Così anche noi. Se serviamo il Signore anche quando abbiamo fatto tutto siamo dei servi disutili, però realmente il Signore tiene conto di questo e ci compensa in benedizioni e in più la vita eterna, perché realmente il nocciolo è proprio lì che nel momento che noi permettiamo a Cristo di entrare nella nostra vita si apre il fiume della grazia dentro di noi, la vita eterna che fluisce nella nostra vita. Si apre il nostro spirito, lo Spirito Santo ravvive il nostro spirito e comincia questa nuova vita dello Spirito con un innesto fatto dal Signore che cambia la nostra vita. Ed eccoci qua, cosa possiamo offrire a Dio? La nostra vita il nostro cuore. Gli possiamo dire grazie per tutto quello che hai fatto, ma io non posso compensare diversamente. Posso soltanto offrirti il mio cuore e quello che tu mi chiedi, io lo faccio con tanto desiderio di piacere a te, che sei il mio Dio, il mio Salvatore, il mio Creatore e io ti voglio benedire lodare. Voglio dipendere da te e voglio fare la tua volontà. Che bello. Io l'ho spiegato così. In un modo semplice. Perché realmente come facciamo a spiegare una cosa così grande e trovare le parole per dirlo? Non ci sono. Però lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere. Bene. Prima che andiamo avanti vogliamo pregare il Signore, perché anche questa mattina il Signore ci ha dato una bellissima porzione, resta con me. E ti voglio, ti voglio dire come può il Signore cambiare la tua vita se tu lo desideri. Infatti il messaggio di questa mattina è noi dobbiamo scegliere. Abbiamo la facoltà di scegliere, dice proprio questo tutta la parola del Signore. Dobbiamo prendere delle decisioni, che cosa vogliamo fare da grandi, come si dice. Ebbene, preghiamo insieme. Andiamo insieme al Signore. Vieni insieme con me. Andiamo al Signore insieme. Signore. Veniamo a te insieme con la sorella, con il fratello e ti chiediamo di partecipare alla tua presenza ai nostri cuori. Ti chiediamo di parlare ai nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Spirito Santo di Dio, tu che sei l'autore della parola, interpreta quello che vuoi dire a ciascuno di noi questo giorno. Te lo chiediamo tutti insieme, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Quando diciamo nel nome di Gesù, vogliamo dire anche per i suoi meriti, non per i nostri, perché noi non meritiamo niente. Il profeta Daniele dice, noi meritiamo soltanto di arrossire di quante ne abbiamo fatte. Meritiamo solo la vergogna di venire a te per tutto quello che abbiamo fatto o non fatto, pensato e agito contrariamente alla tua volontà. Signore, veniamo a te e perdonaci ancora. Nel nome di Gesù... Per i meriti di Gesù possiamo chiedere la salvezza in qualsiasi momento e cominciamo a camminare con Lui. Noi dobbiamo scegliere, beh guardiamo stamattina che cosa dobbiamo scegliere. Ci sono 150 salmi proprio al centro della Bibbia, sono cantici, sono inni di lode a Dio. Sono molto istruttivi e ci aiutano. Ce ne sono dei penitenziari, ce ne sono di quelli di ravvedimento, quelli di lode, quelli che ci accompagnano durante tutto il percorso della nostra vita. Ma il fatto di essere già al centro della Bibbia, profeticamente hanno un grande insegnamento, al centro del nostro cuore, ci deve essere la lode. Perché? Perché no, se noi gioiosamente lodiamo il Signore con tutto il cuore, allo Spirito Santo che è Dio piace quando noi andiamo a Lui gioioso. Anzi, Lui vive dentro di noi e gioisce insieme con noi, ma porta la sua gioia celeste nella nostra vita. Perciò è di origine divina. Non è la gioia come quella del mondo. Ma sempre gioia è, magari, pensi tu: quella nostra oscilla se tutto va bene. Sembra che abbiamo la gioia, se il giorno dopo cambiano le cose, non c'è più la gioia, c'è la disperazione. Mentre quella di Dio è celeste, è stabile, non oscilla perché l'economia divina non ha alti e bassi è costante hai capito bene leggiamo insieme il salmo 1 verso 1 così guardiamo quanto è preziosa la parola del signore beato l'uomo parla singolarmente a ognuno di noi ogni essere umano che non cammina secondo il consiglio degli empi che non si ferma nella via dei peccatori Né si siede in compagnia degli schernitori. Beh, qui parla singolarmente ad ognuno di noi, ma non par parla figurativamente, ma non che non dobbiamo camminare con chi non conosce il Signore, non ci dobbiamo sedere al ristorante insieme, dobbiamo fare le stesse cose. Vuol dire, dobbiamo scegliere di non fare le stesse cose che dispiacciono a Dio da una prospettiva individuale, per vivere in quell'appagamento di beatitudine. Beato vuol dire una parola di beatitudine di felicità celeste, di beatitudine di atmosfera celeste. In terra abbiamo bisogno di mantenere e restare in un'atmosfera un secondo il consiglio che ci dà il Signore. È molto importante sapere questo. La nostra vita naturale, se la esponiamo in certe situazioni, stiamo male. Per esempio se io fa freddo e non mi metto il berretto, mi viene subito la tosse, mi viene subito la eh, tossire, stornutire. Se non mi metto un bel cappuccio la notte non riesco a dormire. Allora devo provvedere, devo scegliere di fare quello che il mio, la mia vita ha bisogno per mantenere sano il mio corpo. Se per caso non ho il cappello di notte. Mi leggo una maglia in testa, ma comunque se so che non posso dormire o comincio a stornutire tutta la notte, cerco di scegliere la scelta, di trovare qualcosa che mi mantenga la testa calda. Ma tu magari dici, ma questo fratello di che mi parla? Può essere mai che uno predica queste cose per televisione? Beh, ma questo è un difetto che tengo io. E so di stare male se non corro ai ripari. Perciò devo stare attento perché se no poi sto male. Quando andiamo alla parola del Signore, ci dà dei consigli per vivere la pace celeste, la beatitudine, di restare in un'atmosfera che non si guasti la nostra vita spirituale, perché poi ci va di mezzo, non solo la parte spirituale, la parte fisica è salutare. Leggiamo il verso 2, allora, come ci dobbiamo mettere? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo scegliere? Per il nostro corpo naturale sappiamo cosa dobbiamo fare. Adesso che fa freddo anche se il gas costa un po' di più e l'energia costa un po' di più, però non badiamo a spese, basta che stiamo bene, non è che non badiamo a spese. Cerchiamo di restringere, ma il necessario è importante perché non si può vivere senza un riscaldamento. Prendiamo una stufa più piccola, però ne abbiamo bisogno. Cosa vuol dire questo? Che la nostra vita spirituale per crescere e svilupparsi, come dico spesso, la fede è una pianta delicata che va curata e mantenuta in un'atmosfera che non si guasta, ma ci sono le piante che sono così, la nostra salute è così. E allora dobbiamo andare a chi ci dà la ricetta come fare. La parola del Signore è come una ricetta che ci dice se ti prendi questa, migliori in questa parte, in questa parte e in questa parte. Leggiamo il verso 2. Dice, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. La parola legge vuol dire insegnamento gli insegnamenti del Signore, dell'antico patto, del nuovo patto. Leggi, studia e pensa, medita, trova il tempo per meditare ciò che la Bibbia dice. Essa ti guida nelle decisioni che devi prendere per la tua vita. Gesù questo vuole dire che ascolta la mia parola e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruisce la sua casa su un fondamento solido. Qui dice beato l'uomo che è come un albero trapiantato vicino a un fiume. Questi concetti ci aiutano a comprendere che noi dobbiamo scegliere e poi dobbiamo mantenere la posizione. A Dio sia la gloria per queste indicazioni così semplici. Essa ti guida nelle decisioni che devi prendere per la tua vita. Noi abbiamo una vita davanti. È vero che ci sono delle cose soprannaturali che noi non possiamo fare, sono causa maggiore, si dice, che non possiamo correre ai ripari. Ma ci sono tante scelte che ci permettono di stare meglio o stare peggio. Cioè, se fa freddo e me ne esco fuori in canottiera. Ho scelto qualcosa che non va bene perché poi se sto male non mi posso neppure lamentare. Se fa caldo e mi metto il cappotto non mi posso lamentare neppure perché sudo e l'organismo ne soffre, perciò così è anche la vita spirituale. Ma allora come la dobbiamo vivere? Tutta la parola del Signore è così bene armonizzata. Che ci dà tutte le indicazioni di come camminare con Dio e mantenere quella beatitudine, quell'atmosfera celeste dentro la nostra vita. Io te ne parlo perché io la vivo. A Dio sia la gloria, e ho scoperto questa vita così, e io non la lascerei neppure per tutto l'oro del mondo. A Dio sia la gloria, perché col passare del tempo il Signore mi ha fatto sperimentare che non c'è una scelta migliore. Le ho provate tutte, sono stato un uomo pieno di avventure da quando ero piccolo, un po' la necessità della vita è un po' per il mio carattere, ma quando ho incontrato il Signore, Lui ha cambiato la mia vita. Da quello incontro che ho avuto con, con il Signore Gesù Cristo, attraverso lo Spirito Santo ho scelto di fare così e ti posso assicurare. Non è che tutto è facile, sono passato attraverso mille difficoltà, mille, mille sono poche. Dico spesso che sono passato attraverso il tritacarne, come un pezzo di carne non si conosce più dopo però sono ancora qui e questo lo devo al Signore. Guardiamo alcuni aspetti di come possiamo cominciare a vivere un poco diverso. Il primo Tessalonicesi, capitolo 5, verso 17, leggiamo insieme, dice, non cessate mai di pregare. Non vuol dire di essere ripetitivi, ma persistenti, continuare in ginocchio, no. Cioè avere un, una comunione continua, come la respirazione. Possiamo fare tutto, ma dentro di noi c'è come una ispirazione di voler... Respirare di Dio nella nostra vita. Ma come? Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo dire? Guardiamo in Filippesi, capitolo 4, verso 6, dice così: Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. Preghiere? Suppliche, accompagnate da ringraziamento. Ma che vuol dire? Bene, vuol dire: Signore, io ho bisogno di questo, ho un grosso problema, c ho una causa da fare, da fare. devo parlare con l'avvocato, o oh, altre cose. Signore, ti prego, aprimi la porta, devo fare delle scelte. Il Signore mi ha affidato delle cose da fare. Signore, dammi la saggezza, l'intelligenza. Tu dici: Ma come? Così dobbiamo fare? Certo, perché la parola del Signore dice: Se qualcuno manca di sapienza, la chiega a Dio che dona liberamente senza rinfacciare. Ebbene, quando noi ci troviamo in necessità e non sappiamo che scegliere. E diciamo, Signore dammi la saggezza, non è che ci dobbiamo inginocchiare, è una necessità e la esprimiamo a Dio. Bello questo. Quando siamo davanti all'onnipotente, agitazioni, preoccupazioni, non possono reggere davanti a Dio. Vi voglio spiegare meglio. Così diventiamo pratici. Se io ho un bisogno e so che Dio è tanto grande, quando io ne parlo con Lui, mi trovo davanti a uno che può tutto. Allora la mia agitazione perde forza. Le mie angustie si calmano. La mia preoccupazione cede perché sa di essere davanti a uno che può tutto. Devo soltanto preoccuparmi di esporre perché lui dice chiedete, chiedete. E io dico, Signore, ti rendi conto, C ho questo grosso problema, ti prego. Poi ho anche quest'altro. Io tanti che ne ho. Che mi manca il tempo di poter dirli tutti al Signore. Allora come faccio? Mi fanno che scorre la giornata, gli presento una volta una cosa, una volta un'altra, una volta un'altra. Anziché disperdermi in cose che non servono, dico: Signore, io ho un incontro più tardi, ho un incontro con il dottore per fare la visita, per fare l'attacco, per vedere, esporle al Signore. Non è una ripetizione di una preghiera meccanizzata. È man mano che ti vengono nella mente le cose che tu hai bisogno, li presenti al Signore. Ma non è difficile fare così. Leggiamo cosa ci dice la parola del Signore, rileggiamo Filippesi 4,6, guardiamo insieme, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera in supp e suppliche, cioè ma Signore per piacere, per piacere, accompagnate da ringraziamento. Perché il ringraziamento? Perché quando andiamo da uno che sappiamo che ha la possibilità di fare, lo cominciamo a ringraziare prima, ma grazie perché siamo andati alla persona giusta. Tu mi stai seguendo. Questo non è faticoso farlo, ti posso assicurare. Perché quando andiamo al Signore, Egli è il grande dei grandi. Gesù dopo la risurrezione in Matteo è apparso ai discepoli. Nel capitolo 28 verso 18 dice: "Ogni Gesù avvicinatosi, Gesù si avvicina a noi e dice: "Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra". Quando Gesù dice ogni potere. Io ogni mattina quando prego almeno questo lo dico sempre. Perché quando penso a tutti gli esseri malvagi che ci sono nell'universo e quanti esseri senza corpo, forse spirituali mi vogliono attaccare. Quando leggo Ogni potere mi è stato dato, io sento dentro di me quella calma che dico: Io non ci posso andare, ma Lui già c'è. Io non posso vedere, ma Lui già vede. Se ci sono dei demoni, degli spiriti, delle forze che mi vogliono attaccare, io non li vedo, ma Lui, che gli è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra, Lui li vede. E dato che io sono con lui, lui mi cura. Non permette a certe forze che io non vedo di attaccare la mia vita. Mi fido di lui. Questo è bello. Perciò noi dobbiamo essere... Amici di Cristo, Lui vuole essere il nostro, ma noi dobbiamo stringere un'amicizia di continuità, un rapporto continuo. Leggiamo un'altra volta Matteo 28, 18, perché io lo vivo questo, perciò te lo spiego in un modo pratico ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quando Gesù dice ogni potere, cielo e terra, il Padre gli ha dato l'autorità totale per quello che lui ha fatto. Infatti, in, seconda, in Filippesi capitolo 2, dal verso 9-11, ci dà una descrizione del suo potere, del potere che Dio gli ha dato, quanto è grande. Perciò avere uno così, ti senti al sicuro, puoi fidarti di lui. Quando non riusciamo a fare più di tanto diciamo, Signore, metto tutto nelle tue mani. Il nostro cuore trova calma perché sa che lo abbiamo affidato ad uno che è Può tutto. Leggiamo la sua posizione. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Fino al verso 11 dice affinché nel nome di Gesù, nel nome di Gesù ascolta, quando noi andiamo nel nome di Gesù ogni essere si deve piegare davanti a lui. Ed ogni ginocchio nei cieli sulla, e sulla terra e sotto la terra, anche noi ci dobbiamo piegare davanti a lui. Leggiamo il verso 11. <coughs> ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre. Se tutti devono confessare che Gesù è il Signore, anche noi dobbiamo confessare che Gesù è il Signore dobbiamo dire Signore tu sei il mio Signore tu sei il mio padrone io ti amo, io ti voglio servire se ogni lingua deve, piega, deve confessare perché non lo devi confessare tu Signore? non dobbiamo essere dei credenti di Signore Signore ma deve veramente avere il dominio sulla nostra vita, perché gli spetta. Noi dobbiamo essere sottomessi a lui, la nostra vita. Come possiamo essere preoccupati se siamo insieme a un miliardario? Se è insieme con noi un miliardario. E ci mangiamo la pizza. Come ci possiamo preoccupare chi la paga? Non ci proviamo neppure. Dio è l'Iddio Onnipotente, Signore aiutaci. Come possiamo essere preoccupati se siamo insieme a un miliardario per pagare la pizza? Che poi è con noi. Noi abbiamo letto in Matteo 28, 18. Ma leggiamo in Matteo 28, 20: dice che Lui è sempre con noi, non è che lo abbiamo lasciato a casa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E questo miliardario è sempre con noi, noi siamo sempre in comunione con Lui. Permesso della preghiera. Ora, quando la preoccupazione viene, non la dobbiamo lasciare su di noi, la dobbiamo presentare a colui che tutto può. Egli è il Dio Onnipotente perché può tutto. Siamo amati dal Signore, eletti a salvezza, da ogni eternità. Non ci lasciamo sconvolgere la mente da pensieri strani che ci vogliono turbare. Dobbiamo mantenere la posizione, caro fratello, cara sorella, perché se noi poi volontariamente, come ho detto, fisicamente usciamo in canottiera quando fa freddo, dopo torniamo dentro e ci lamentiamo che abbiamo preso il raffreddore. Eh, ma allora la testa che ce l'ha data a fare? Se siamo malati di mente allora, ma se siamo sani, eh, 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 sbagliamo, sorelle, eh, frate, tu capisci bene. In primo Tessalonicesi capitolo 2 verso 13. La ricetta continua, guardiamo insieme. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, con ringraziamenti abbiamo detto, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente, cioè ci scava, scende profondamente dentro di noi, in voi che credete. Mm. Che bello. Noi stiamo parlando del verso del Salmo 1 verso 2, per non perdere il filo, rileggiamolo, perché siamo nel contesto... Di quello che dice questo verso. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte, e su quegli insegnamenti. Gli insegnamenti del Signore, meditiamo giorno e notte, ma non dobbiamo dormire, <ride> certo che dobbiamo dormire, ma quando stiamo svegli, la mente deve sempre pensare, se no siamo fritti. Medita giorno e notte. Cioè dobbiamo essere intenti, tranquilli. Non è che dobbiamo dire oh, non mi disturbare, ma nel nostro intimo abbiamo la possibilità di convogliare i nostri pensieri nella giusta direzione. Un poco come un cavallo che mangia la vena. Non so se la regia riesce a trovare un cavallo. Che mangia l'avena. Noi, quando i cavalli dovevano mangiare, avevamo una sacca con due bretelle che glieli passavamo sopra le orecchie con la biada dentro. La vena, la vena piace ai cavalli. Quando mangiavano, avevano i paraocchi per non spaventarsi da qualche gallina che passava e, e poi sulla strada. Ma oltre ai paraocchi, avevano anche il muso nell'avena che mettevamo nella sacca. Quando mangiavano, pensavano solo a quello. Così dobbiamo fare noi. Medita giorno e notte come un cavallo che mangia l'avena in questo modo la pace di Dio custodisce i nostri pensieri non abbiamo pensieri disastrati qua là sui social pornografia questo quello e facendo così noi perdiamo l'equilibrio non riusciamo più a concentrarci non so se la regia è riuscita a trovare un bel cavallo che si mangia la, la biada, guardiamo se c'è. Bravissimo, sì, faglielo vedere. Faccelo vedere, che bravo. Vedi questo cavallo sta in mezzo qua. Adesso lo guardiamo. Che bello, Signore, grazie. Così dobbiamo vivere noi, non, non obbligatoriamente, che non. Ma I nostri pensieri, custodisce i nostri pensieri. Prima che arriva questo cavallo che mangia, leggiamo in Filippesi 4:7. Dice: E la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù, cioè perseveriamo in questa posizione. Vediamo il verso 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù, e qualche lode sia un oggetto dei vostri pensieri. Che bello. Così siamo presi. Guardiamo questo cavallo, che cosa pensa. Guardalo. È in città, c'è tanta confusione intorno, c'è questo, c'è quello. Ma lui cosa fa? Mangia e non si importa di nulla. C'è gente che passeggia, gente che è là, là al servizio e resta così. Riepiloghiamo un poco dal verso 6 fino al verso 8. Così Sappiamo come dobbiamo dirigere e conservare la nostra mente perché se no perdiamo la mente, se ne vola in mezzo a tutte queste cose che ci circondano. Leggiamo insieme. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Siamo in Cristo. Quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Qui non abbiamo trovato che dobbiamo praticare il pettegolezzo. Hai capito che cosa stiamo dicendo? E quelle cose buone, dice nel verso 9, fatele, leggiamo insieme. Le cose che avete imparate, ricevute e udite, che troviamo in persone equilibrate e nella parola del Signore, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Che vuol dire? Il Dio della pace, la pace di Cristo. Perché la pace di Cristo è diversa? Perché è santificante, è permeata e ripiena ed è, viene dallo Spirito Santo. È una pace stabile che scorre come il miele nella nostra vita. È la pace santificante dello Spirito Santo. E la pace man la mantengono il nostro stato di fede in Cristo. La parola che abbiamo creduto, che ci nutriamo, che assorbiamo, che interiorizziamo. Produce la fede nel Signore Gesù, come dice in Romani 10, 17. Così cresce la fede. Leggiamo, perché la fede viene dall'udire, da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, e nell'opera che ha fatto in nostro favore, alla croce. La nostra fede cresce in Cristo che ha fatto questa grande opera quando noi ci manteniamo in questa atmosfera. Noi stiamo ancora nel Salmo 1, 2. Leggiamolo un'altra volta, così non perdiamo il filo. Che sei bello, Signore! No, leggiamo un'altra volta. Salmo 1, 2, che dice, Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Che bello! Ora di che cosa abbiamo parlato fino adesso? di come dobbiamo custodire questo rapporto continuo con il Signore, con la Sua parola e nei nostri sentimenti che interiorizziamo la parola del Signore. Ma mica solo qua lo dice. Noi parliamo sempre di Davide, il salmista che sapeva, ma lui, questi principi, erano all'ordine del giorno, lui non sapeva vivere senza questi principi. Leggiamo nel Salmo 119, verso 14. Che bello sei Signore, grazie. Gioisco seguendo le tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Le ricchezze spirituali sono di gran lunga superiori a quelle... Naturali, perché quelle naturali oggi ci sono e domani no, quelle spirituali sono eterne, sono depositate e si sviluppano dentro di noi. Leggiamo il verso 16. Così impariamo, dobbiamo scegliere che cosa vogliamo fare da grandi. Mi diletterò nei tuoi statuti, cioè nei tuoi consigli, nei tuoi esempi, nella, nelle, nelle direttive che vengono da te, nei tuoi insegnamenti e non dimenticherò la tua parola. Leggiamo il verso 35. Signore, tu sei grande, che bello che sei, ti amiamo, ti amiamo, ti amiamo. E poi c'è un desiderio di non volere perdere il sentiero da seguire. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché in esso trovo la mia gioia. C'è un pensiero continuo in noi che solo in questo modo possiamo realizzare una vita piena di vittorie in Cristo. C'era Giosuè che aveva bisogno di occupare la terra promessa. E se un esercito cammina è pieno di sconfitte, come fa a vincere? E se il capitano è pieno di negatività, come guida i soldati? Egli aveva ricevuto un incontro con il capitano dell'esercito dell'Eterno? che gli aveva detto io sarò con te, ma tu devi fare qualcosa. Noi dobbiamo saperle queste cose. Dio gli aveva detto nel capitolo 1 verso 8, fai così e vedrai che avrai un grande successo nella tua vita. Leggiamolo insieme. Questo libro della legge, questo libro dei miei insegnamenti non si allontanino mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Noi diciamo, noi abbiamo da fare, non possiamo fare tutto questo, ma pensa... Il conduttore di un popolo di 3 milioni per combattere ed occupare tutto il territorio di Israele, quanto più aveva fa da fare di noi. Però la base era quella per le vittorie future. Anzi nel verso 9, e questo serve a noi stamattina, Dio ordina e dice, io te l'ho ordinato e tu devi fare così. Leggiamolo. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. Oh, gloria al Signore, che bello! È chiaro il cammino che dobbiamo seguire per il successo in Dio, non il successo del mondo. Vediamo il verso 3 del Salmo 1, perché abbiamo letto solo due versi. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto della sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Come un albero trapiantato non ci siamo. Piantati noi, gli alberi non si trapiantano da sé, ma siamo stati trapiantati dal Signore per onorare il Signore. Se tu sei un credente nato di nuovo, se tu sei una credente nata di nuovo, Dio ti ha strappato dal mondo e ti ha piantato vicino al fiume della grazia dove tu puoi essere abbeverato 24 ore al giorno e di più anche. Quando dico di più intendo quei pochi minuti che nell'arco di quattro anni formano un giorno. Non ti sei trapiantato tu, so, fratello, non ti sei trapiantata tu, sorella. Il Signore ci ha trapiantati come alberi di giustizia perché Egli sia glorificato. Solo così lo possiamo fare, diversamente siamo pieni di Io, ma dobbiamo essere pieni di Dio. Quella D maiuscola deve avere il predominio nella nostra vita, se no siamo degli sconfitti, credenti sconfitti. Il profeta Isaia dice, nel capitolo 60, verso 20 e 21 dice, il tuo sole non tramonterà più, perché Dio non fa accende e spegni, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne, i giorni del, del tuo lutto saranno finiti. E il verso 21 dice... Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti, essi possederanno il paese per sempre, essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani per manifestare la mia gloria. Diversamente è tutto un fallimento. I primi tre versi del Salmo 1 ci dicono come dobbiamo fare? per mantenere una vita forte, sana e fruttuosa. Gli altri tre versi ci dicono che se facciamo diversamente siamo un fallimento quotidiano. Perciò dobbiamo scegliere i primi tre versi o ci lasciamo andare nei tre secondi, leggiamo cosa dicono quelli negativi, dal verso 3 al verso 6, dal verso 4 al verso 6, chiedo scusa, non è così degli empi, anzi sono come pula che il vento disperde, pensa per un attimo, verso 5, Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Verso 6. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Noi dobbiamo scegliere. Io scelgo i primi tre versi per camminare con Dio anche tu devi scegliere. Non c'è un'altra via se non quella di una scelta di voler piacere a Dio per essere beati. Leggiamo cosa ci propone Dio dal verso 1 al verso 3 e la ricetta che serve a noi oggi. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Che non si forma, non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, trapiantato vicino. La parola in originale è trapiantato, il quale dà il suo frutto della sua stagione e il cui fogliame non appassisce, è tutto quello che fa prospererà. Che grande il Signore! Alleluia. No, non lo leggiamo più questo. Noi vogliamo scegliere i primi tre versi e camminare così. Se non hai compreso bene oggi ciò che il Signore ci ha detto, vai più tardi sui social e riascoltati questa ricetta del Signore. Questo cambia interamente la tua vita. Perché questo, aprire il cuore al Signore e camminare così, la tua vita non è che sarà senza difficoltà, ma col Signore è tutta un'altra cosa. È un'altra musica. Te lo posso dire perché ho avuto da vita sempre piena di avventure e di difficoltà per carattere. Ma posso dire che... Il Signore è grande e ancora oggi posso dire come ha detto il salmista Davide: quando anche passassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché per me vivere o morire, io sono del Signore, sono nella sua mano. E nulla mi può accadere senza la sua approvazione. Vedi, la nostra fede cresce gradualmente nella misura che noi ci alimentiamo, perché la fede viene dal comprendere, dal mettere in pratica e dal fare la volontà di Dio. I nostri muscoli spirituali si fortificano nelle lotte, perché il Signore ci aiuta. Vuoi prendere questa ricetta? Riascolta questo messaggio. Dovunque puoi, condividilo con altri amici, perché la parola di Dio è chiara. Rileggiti il Salmo 1 e desidera di essere uno, una che vivi nei primi tre versi, avendo tutta la parola del Signore. Che ti aiuta a crescere. Vuoi fare questa decisione oggi? Dici, Signore, io voglio cambiare vita, ti cerco, è Lui che ti aiuta, è Lui che lo fa. È lui il capitano dell'esercito dell'Eterno, che avrai un incontro con Lui oggi stesso. Signore aiutaci. <ride> Chissà se ci riesce la regia a trovare un capitano dell'esercito come quello che si presentò a Giosuè, in modo che lo vediamo, ci rendiamo conto, ma intanto vogliamo pregare. Prega insieme con me e di con tutto il cuore, Signore, io da oggi voglio camminare con te. Vieni nella mia vita, anch'io ho tante battaglie davanti a me. Ma io con te li posso vincere tutte, Signore, sì Signore, sì Signore, sì Signore. Digli col cuore, Signore, oggi mi consacro a te. Oggi ti voglio nella mia vita e voglio camminare così, insieme con te. Vieni nel mio cuore, riempimi di te. Signore, perdonami che non ho preso la decisione come la sto prendendo adesso, in questo momento. E ti dico: perdonami, Signore. Vieni nella mia vita, riempimi di Spirito Santo, lavami col tuo sangue, purificami. E da questo momento, Signore, io voglio fare la tua volontà, fino all'ultimo respiro della mia vita. Hai visto che faccio sempre così quando prego questo? Perché nel giorno che ho ricevuto Gesù nella mia vita, ho detto: Signore, se tu mi salvi, io ti do la mia vita finché tu mi lasci sulla terra. E sono ancora qui. Sono passati più di 50 anni da quando l'ho incontrato, ma non lo lascerei neppure per tutto l'oro del mondo. Se uno venisse in questo momento e mi dice ti do tutto il mondo, se lasci questo, dico tienilo tutto tu, non ti preoccupare. A me basta solo il Signore Gesù, il Figlio di Dio, colui che mi ha salvato ed ha iniettato nella mia vita, quella vita spirituale ha toccato il mio spirito, mi ha cambiato e mi e sono in preparazione per andare insieme con lui per l'eternità, perché lui ritorna a breve e noi saremo con lui. Guardiamo questo grande capitano se l'ha trovato. È trovato un capitano di quelli che... Sono speciali, va bene, non l'ha trovato, lo troveremo un'altra volta. Ebbene, ti voglio salutare, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina perché stasera c'è il fratello Archetto e poi c'è il fratello Chiocca. Buona visione, Dio ti benedica, Dio ti aiuti a comprendere quello che tu hai bisogno. Come ho detto prima, se non avevi preso... Il numero di telefono per ordinare il calendario, passa lo spot subito dopo, prendilo e così regalalo ai tuoi amici. Non ti fermare di seminare la parola per te e per gli altri. Pace, Dio ti benedica. Ci vediamo domattina, Dio piacendo, alle 10.30.